Civil Week 2024 ci troviamo a Cinisello Balsamo in compagnia di Claudio Poletti, presidente dell'associazione Vibe Musica e Cultura. Vogliamo chiederle cosa ha organizzato per questa Civil Week. Abbiamo organizzato un momento soprattutto pensato rivolto ai ragazzi, perché potessero conoscere la Costituzione, così come è stata intitolata la Costituzione siamo noi, e noi ci crediamo molto a questo fondamento, e abbiamo chiesto ai ragazzi di sviluppare l'articolo 3, perché noi viviamo anche un quartiere multietnico, il quartiere di Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo è molto rappresentato da tanti popoli, tante nazioni, ad esempio, ma anche nello stesso istituto che abbiamo coinvolto, l'Istituto Zandonai, ma anche le altre realtà come la nostra, che è una realtà di volontariato, su 80 iscritti, 30 sono di altre nazionalità, per cui che vivono nel nostro quartiere, sono nati nel nostro quartiere, però parlano anche altre lingue e hanno altri colori, i pigmenti loro sono altri, per cui si riconoscono come altri, ma per noi non sono altri, per noi siamo noi, cioè come noi, per cui volevamo proprio incentrare con forza e far conoscere attraverso i docenti che hanno fatto un lavoro nelle classi a conoscere, approfondire la Costituzione a partire dall'articolo 3, perché riguarda le questioni più sociali nel nostro paese, riguarda la questione più in generale anche mondiale, purtroppo, per cui ci sono popoli che hanno diritto a esistere, altri popoli che non hanno diritto a esistere, per cui su questo sentire abbiamo immaginato Civil Week a Sant'Eusebio, a Cinisello, Balsamo, con questo sentire, far sentire l'importanza dell'essere simili, uguali, con tutti la stessa dignità, a partire dal fatto che ci siamo, che esistiamo, per cui molto semplicemente così, per cui perché i nostri ragazzi possano crescere con questa dimensione, non con altre interpretazioni che crediamo false. Allora, viva l'uguaglianza e la parità e buona Civil Week. Grazie.